Siamo nel pieno dell'estate calabrese, chiaramente il territorio viene monitorato, presidiato affinché insomma, le infrastrutture possano sostenere un flusso sempre maggiore di turisti in arrivo. Sì, certamente noi attendiamo i turisti e continueremo ad attenderli. Le nostre infrastrutture, saranno ancora quest'anno quelle degli anni precedenti. Non c'è stato il tempo materiale per portare, le migliorie che riteniamo di dover apportare anche nel più breve tempo possibile. Certamente l'attuale situazione infrastrutturale, sia quella della A2, della 106 e quella della rete secondaria, non sono ad un livello, cioè si possono considerare in alcuni casi a un livello discreto, in altri purtroppo risentono di criticità relative a un deficit manutentivo. Quindi si spera proprio, cioè l'obiettivo dell'assessorato ai lavori pubblici e chiaramente di tutta la giunta regionale è quella di recuperare al più presto questo deficit infrastrutturale. Assessore, per quanto riguarda la 106 che lei giustamente citava, c'è la speranza di renderla una strada normale? Stiamo interloquendo molto con l'ANAS sulla 106 perché la riteniamo una direttrice a cui rivolgere tutte le attenzioni, proprio perché per un sistema come quello ionico è l'unica strada di collegamento tra i vari centri che deve con un grande flusso sia turistico ma anche locale, perché anche per i cittadini dell'area ionica la 106 rappresenta l'unica possibilità di collegamento con i comuni viciniori. La 2 si sta presentando in maniera senz'altro più dignitosa ai turisti, insomma anche con una segnaletica più attrattiva, accattivante. Sì, certamente i passi avanti sulla 2 ne sono stati fatti, ma l'interlocuzione attuale con l'ANAS è perché questi passi siano ancora, perché si facciano ancora delle misure, si pongano in essere delle ulteriori misure per renderla quanto più adeguata possibile alle attuali esigenze, che speriamo siano sempre siano quelle non solo dell'utenza locale, ma anche dell'utenza turistica.